Bentornato. Oggi è giovedì 24 febbraio 2022. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Sospetti più o meno fondati, in cerca di investigatore? Un sospetto pende sulla testa del partner, anche se non lo avete colto con le dita nel vaso della marmellata, qualcosa di strano nell'aria c'è, confermato dalla quadratura Luna-Nettuno. Come il cellulare sempre in tasca, mentre prima lo lasciava dappertutto, e quello sguardo insolito, tra il furbetto e il colpevole. Meno male che avete letto tanti gialli da diventare più esperti di Sherlock Holmes, investigare potrebbe essere la professione giusta per chi ha perspicacia, logica e occhio lungo. Voi, per esempio. La lampada della verità è il sole nel segno opposto, il cui raggio cancella ogni dubbio. Armonia coi colleghi, a patto di non dar retta ai loro fantasiosi resoconti, se ciascuno ci aggiunge un dettaglio, a sera avrete per le mani la trama di una soap. I sentimenti trionfano e si realizzano nella coppia nel migliore dei modi, non è escluso che nella coppia si possano gustare presto delle gioie come quelle di un figlio in arrivo. In arrivo lettere, messaggi, telefonate e anche visite estremamente positive, l'attesa sarà premiata. Anzi, alcune di queste potrebbero essere delle vere sorprese. Coppie in armonia perfetta e molto concrete. Anche i single beneficeranno di un periodo di incontri determinanti che potrebbero sfociare nell'incontro con l'anima gemella. Oggi, se ascoltate musica, fatelo a un volume basso. Potreste infastidire qualcuno che potrebbe protestare energicamente. Una certa situazione che vi sta particolarmente a cuore è ampiamente recuperabile, dovrete solo stare attenti a non modificare il vostro atteggiamento ed evitare di sfidare la sorte. Ottime chance per ottenere qualcosa che avete a lungo desiderato, affrettatevi a concludere degli accordi che avete in essere e stringete nuove alleanze sia sul lavoro che in affari. Buona comunicazione. Occasioni speciali oggi dovute a una grande energia che i pianeti vi infondono. Cercate di approfittarne e di cogliere quante più occasioni possibili. Non è il momento di essere prevenuti. Cercate di accettare con più tolleranza le esigenze altrui. Buone speranze di ottenere un chiarimento a cui aspirate da tempo. Buone nuove in amore e sul fronte lavoro otterrete molto di più se vi impegnerete maggiormente. Contate fino a 10 prima di prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Siate più prudenti altrimenti potreste farvi male. Cambiamenti positivi in amore. Potrai incontrare l'anima gemella. Se sei in coppia già da tempo, la tua unione si rafforzerà. Una sorpresa. Un periodo che inizia oggi davvero nuovo, vi sembrerà che lentamente le cose iniziano a girare per il verso giusto e alcune potrebbero prendere strade impreviste e imprevedibili. Sappiate cogliere a volo tutte le nuove occasioni. A volte sembra che non vi rendiate conto delle opportunità che avete, anzi, il più delle volte continuate a lamentarvi senza capire che gli altri potrebbero risentirsi. Consiglio numero 1, fidatevi solo di voi stesse. A volte il lavoro potrebbe essere non molto soddisfacente, soprattutto se noioso e ripetitivo. Sul lavoro stai sopportando pressioni esagerate. E tuttavia non è il momento di mollare, analizza con cura tutte le possibili alternative prima di gettare la spugna. Cielo dei transiti odierni sereno variabile per voi esponenti del sesto segno dello zodiaco. Il vostro temperamento pacato, razionale, quieto, può trovare qualche momento di discordanza con il clima del momento che si rivela, mobile, effervescente, fin troppo dinamico per voi. Qualche problema si può generare nel gruppo delle vostre frequentazioni strette e nell'ambito dei parenti, sorelle e fratelli, cugini e cugine, in testa. Cari Vergine, l'amore fa un po' fatica questo pomeriggio, anche se non è nulla di grave. Attenzione a Sagittario e Gemelli. Per chi è fermo da un po' qualcosa potrebbe ripartire, tuttavia restano delle piccole dispute. Rimboccatevi le maniche. Il lavoro duro oggi non ti fa paura, addirittura lo prendi come un'occasione per dimostrare agli altri le tue capacità. Per fortuna, hai qualche asso nella manica che potrebbe fare una figura da sbando. Sarai molto più produttivo di quanto gli altri non ritengano possibile,
ma non aspettarti le congratulazioni perché arriveranno in un secondo momento. Avete sempre una giustificazione pronta per il vostro comportamento, mentre a quello degli altri non date mai una possibilità. Pretendete molto rispetto e molta puntualità, ma quando vi capita di sbagliare, pretendete che gli altri ci passino sopra. Come potete capire da soli, si tratta di dare due pesi e due misure. Forse il vostro ego inizia a sconfinare e non vi rendete conto di quanto il vostro comportamento e quello degli altri sia simile. Giovedì, giorno di Mercurio, oggi fuori dal coro, tuttavia e rimarrà il vostro astro guida, conflittuale rispetto alla luna mattutina, che avanza a rilento tra dubbi e incertezze, alla ricerca di punti fermi. Lasciate che vi coccoli con il suo potente sestile e che lo stesso possa fare Plutone, rassicurante in campo sentimentale, vi regalerà anche creatività e buone idee da mettere a frutto con calma. Intanto puntate sulle relazioni interpersonali, capitanate dalla coppia Sole-Giove, gentile anche all'opposizione, si parla d'amore, di soci, di incontri e attività culturali, ma occhio a non farvi frenare da un nuovo inghippo, la luna pomeridiana passata in quadratura è già pronta a rompervi le uova nel paniere. Amore ed Eros. Il partner non vi convince, ha l'aria del gatto che ha appena mangiato il canarino e voi queste cose le sentite a pelle. A mettervi in allarme qualche allusione piccante da parte dei vicini, non dite nulla ma la vostra mente registra tutto, organizza e deduce. Attenti, oggi Marte sarà in assoluta disarmonia con il vostro segno. Guardatevi bene intorno e siate sufficientemente prudenti, soprattutto con persone per le quali provate un affetto particolare. C'è qualche difficoltà nel trovare una piena sintonia in seno al vostro rapporto di lunga durata. L'organizzazione del weekend con una coppia di amici che non vedevate da tanto tempo può arrivare a creare disguidi e fraintendimenti all'interno del vostro menage. Provate a trovare, come è vostro solito, con il buon senso e la disponibilità al compromesso, delle soluzioni rapide che accontentino tutti. Lavoro e denaro. Discreti gli affari e i contatti col pubblico, ma non siete in vena di prendere iniziative nell'immediato, degli altri vi fidate fino a un certo punto, ma navigare in solitaria non è facile come sembra. Senso del dovere e precisione sempre dalla vostra parte, la vostra agenda farebbe invidia a chiunque. Siete determinati a portare avanti gli impegni e ogni occasione di svago viene vista come ostacolo al raggiungimento degli obiettivi. Una pausa sul lavoro può essere l'occasione per aprire nuovi contatti. Fate una professione che ha a che fare con l'artigianato, il sapiente utilizzo delle mani e la capacità di assemblare pezzi e di reinventarli in una nuova prospettiva? Uno splendido Plutone è il padrino della vostra prodezza artistico, manuale. Dal segno del Capricorno vi dona ottimi influssi, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 16 al 20 del mese di settembre. Benessere. Focus sulla salute, il vostro pallino, siete in formissima ma la ripresa da un malanno vi è costata tempo, pazienza e tonnellate di integratori. Virus a distanza di sicurezza, ormai conoscete i sistemi di controffensiva e tutte le precauzioni utili per scongiurare il contagio. Non siete persone ansiose e prendete la vita con un certo ottimismo. Questo può aiutarvi ad affrontare la vita con più enfasi ma soprattutto vi sentirete bene con voi stessi anche dal punto di vista fisico. Per lei, difficile capire figli e nipotini con valori, gusti, mode, diversi dai vostri, lo scarto generazionale si fa sempre più accelerato, ma ancora non sapete come rincorrere il tempo che fugge. Per lui, ecologisti sfegatati, tuttavia potete leggere il giornale e guardare la TV senza sdegnarvi, se ne sentono di tutti i colori. Basta passività, è ora di fare qualcosa. Colore delle emozioni, verde muschio. Barometro dell'umore, nebbioso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.